porre attenzione sulle minacce che incombono sul futuro della fauna selvatica e della biodiversità in Lombardia. Sono questi i motivi che hanno spinto associazioni ambientaliste e animaliste lombarde a scendere in presidio nella mattinata di giovedì 2 marzo davanti la sede di Regione Lombardia a Milano. Secondo le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, le recenti elezioni amministrative hanno ancora una volta dimostrato come i cacciatori, una minoranza della popolazione, lo 0,5% dei cittadini lombardi, continuino a condizionare la politica regionale. Siamo qui stamattina perché vogliamo contrastare e dire basta alla caccia, ma soprattutto anche a livello ambientale. Non possiamo più andare nei boschi, nei parchi, perché siamo pieni di bussolotti che comunque inquinano tantissimo e tutte le volte che andiamo in giro anche con i nostri animali dobbiamo stare anche attenti che non ci venga sparato qualcosa addosso. Regione Lombardia rischia di andare verso una deriva veramente preoccupante. Si sta parlando di riaprire la caccia in deroga alle leggi nazionali e alle leggi europee dei piccoli uccelli protetti. Si sta parlando di cancellare l'operazione Pettirosso, che è un'operazione antibracconaggio che conducono i carabinieri forestali. Insomma, si sta parlando di fare regali al mondo venatorio. In una Lombardia con i problemi di inquinamento, con i problemi che abbiamo in Regione Lombardia, probabilmente bisognerebbe pensare alla tutela dell'ambiente e non al massacro dell'ambiente degli animali. Ma come si fa a permettere una cosa come la caccia, che dovrebbe essere fuori dalla storia, per cui una persona prova divertimento a uccidere e a tormentare e a torturare un altro essere vivente, che sia grande o che sia un uccellino piccolino? È una cosa totalmente inconcepibile da parte dell'etica umana, della civiltà, ma vadano a farsi benedire. I cacciatori hanno la loro lobby, maturano voti, vadano a farsi benedire. E le richieste a Regione Lombardia da parte degli animalisti e ambientalisti sono chiare. Assolutamente di non riniziare con questa cosa della caccia in deroga. Chiediamo un calendario venatorio, che per me andrebbe abolito ma molto più ristretto, e soprattutto di non attaccare le poche forme di tutela che siamo riusciti a ottenere fino adesso. Sicuramente chiederemo alla regione di invitarci, di fare tavoli tecnici con noi, appunto, delle associazioni, per arrivare comunque a un punto di ritrovo, ma soprattutto per venirci incontro. Sono tanti anni che ormai continuiamo a presidiare, a fare manifestazioni, però non veniamo ascoltati. Tanto chiediamo di non farsi condizionare dallo 0,5% della popolazione che è rappresentata dal mondo venatorio, ma dalla società civile, cioè le associazioni ambientaliste ad esempio. Basta caccia, perché gli animali comunque sono esseri senzienti e hanno il diritto di vivere come noi.